Benvenuti, siamo con il professor Sergio Tiberti, professore ordinario della Facoltà di Medicina dell'Aquila. Facoltà ancora per poco si potrà usare questo termine perché con la nuova riforma scompariranno del tutto a favore dei dipartimenti. Questa riforma che conseguenze avrà sull'assetto dell'Ateneo Aquilano? I luoghi principali di decisione saranno i dipartimenti. Le facoltà scompaiono. Rimane in piedi per legge la facoltà di medicina, che però non è come l'attuale facoltà di medicina, sarà una piccolissima struttura di raccordo fra i diversi dipartimenti interessati agli insegnamenti ex facoltà di medicina. Nel riassetto dell'Ateneo c'è anche l'elezione del nuovo rettore, elezioni che stanno creando ancora... su cui c'è ancora un acceso dibattito. Qual è la situazione? Queste elezioni previste per il 17 maggio si faranno o non si faranno? Beh, questo è un problema che riguarda anche un pochino la giurisdizione italiana. Diciamo che il decano ha agito secondo statuto e secondo leggi. Peraltro sollecitato a questo passo da email e inviti del rettore a organizzare le elezioni per il nuovo rettore. Poi evidentemente è cambiato qualcosa e quindi questa decisione, maturata in primis dal rettore in carica, è stata rimangiata. Il rettore attuale mi sembra che stia facendo del tutto per rimanere sulla poltrona ancora un anno. La legge Gelmini non dice questo. Questo è un cavillo inventato dal direttore generale Livon, che non è un ministro e non è un organo deliberante tipo Parlamento e Senato. Altissimi magistrati mi hanno detto che una legge si può cambiare solamente con un'altra legge. Per cui se l'attuale governo vuole prorogare di un anno i rettori, deve presentarsi in Parlamento e al Senato della Repubblica. Cosa avete intenzione di fare? Di seguire le leggi. Certo, è molto singolare l'atteggiamento che d'ufficio ha avuto l'Avvocatura dello Stato, ma questo a me personalmente non mi meraviglia, visto i rapporti molto stretti, direi intimi, che ci sono fra il rettorato e l'Avvocatura dello Stato, che ha agito senza nessun input da parte del Ministro né del capo di gabinetto. Quindi noi seguiremo gli statuti e le leggi. Se poi il TAR, accogliendo il ricorso presentato per conto del ministro, che ripeto non ha dato nessun input, sarà una, per quanto mi riguarda, una decisione inaudita, per un motivo semplice: non si blocca un processo democratico come quello delle elezioni, dove un corpo elettorale è chiamato a esprimere la propria preferenza. Quindi se il TAR vorrà prendersi questa responsabilità, no? Proceda pure. Una cosa però rimane chiara ai posteri e di fronte a tutta la comunità accademica e scientifica italiana, che c'è chi ambisce a rimanere ancora un anno, benché già prorogato di un anno, sullo scranno più alto dell'università, e questo non dà certo un allure o una buona immagine a chi persegue questo disegno. Si è detto spesso che la rinascita dell'Aquila parte anche e soprattutto dall'università. Qual è lo stato di salute dell'Ateneo Aquilano e quali sono ancora i problemi da affrontare? Guardi, io mi riferisco a quanto dichiarato ieri dal segretario politico dell'UDC, onorevole Cesa, che è venuto qui all'Aquila per la campagna elettorale. Nel suo discorso, spontaneamente, senza nessuna indicazione né input, ci tengo a dirlo, ha fatto un discorso ritenendo l'università una struttura importante in questa città, ha dichiarato che bisogna rilanciare l'università, quindi di fatto dicendo che c'è da rilanciarla. Certo, i conti dell'università non stanno bene, ancora non conosciamo il nostro FFO, che sicuramente non sarà virtuoso da notizie molto ambigue
che abbiamo, è chiaro che se fosse stato virtuoso avremmo già avuto 45 conferenze stampa, no? Per come siamo abituati. Quindi io quello che voglio ricordare è che l'Università dell'Aquila ha avuto dal governo della Repubblica, a seguito del terremoto, un vantaggio incredibile che non ha avuto nessuna università italiana. Cioè l'Università dell'Aquila prende i fondi del governo come se avesse il massimo degli studenti e quindi prima del terremoto. Questo accordo di programma è stato approvato dal governo per 3 anni ed è stato rinnovato per ulteriori 3 anni. Certo, senza questo accordo di programma l'università, a mio modesto parere, avrebbe raschiato il fondo del barile, perché la situazione è quella che è. Grazie al professor Tiberti. Grazie a voi.